Abbiamo l'onore di ospitare Giovanni Ciliberti. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da Torino, giusto Giovanni? Torino, sì, Torino. Come ti trovi? Cioè, com'è stato il tuo approccio con Megaston? Allora, io praticamente con Megaston avevo già cominciato una collaborazione come agente. Dopodiché mi è stata prospettata questa possibilità e ho deciso di lanciarmi, usando un termine calcistico, a gamba tesa in questa attività. Sì. E diciamo che l'hai fatto in modo molto adeguato, perché so che insomma stai ottenendo un buon successo. Sì, stiamo coltivando questo sogno, se così si può chiamare. Stiamo lavorando, io aiutato da mia moglie che mi ha seguito in questa impresa, e stiamo lavorando per il futuro, sì, abbiamo buttato delle buone basi. Certo. Senti, allora, per far conoscere magari a quei pochi che ancora non sanno Megaston come funziona Megaston, cioè cosa fate, la cosa bella, quello che fate? Ma noi siamo focalizzati alla fidelizzazione dei clienti e a un aumento di fatturato. Creiamo applicativi, lo facciamo attraverso le app, che è il sistema più innovativo del momento, con un progetto a medio e lungo termine. Per cui diciamo che chi ha un'attività commerciale e vuole fare un certo tipo di pubblicità per farsi conoscere, voi gli costruite un'app specifica e lui in quel modo può farsi conoscere sempre da più gente. Esatto, sei stato perfetto nella tua spiegazione. Noi, visto anche il periodo non semplice, dove comunque diverse aziende di piccola e media impresa sono destinate a chiudere per svariati motivi, perché la crisi, tutto quello che ci può essere, noi lavoriamo in maniera specifica proprio su andare a fidelizzare i loro clienti, quelli che loro hanno già, ma portandogliene di nuovi, con un sistema che lo diamo come garantito, ecco. Certo, cioè, beh sì, è un sistema, possiamo dire, garantito, perché io ho intervistato, ecco, nel frattempo, Giovanni, ti sto vedendo sul sito di Megaston.com, sì. Trovate proprio queste persone, c'è Giovanni Ciliberti, appunto Megaston di Torino, e insomma, vedo che anche tu, come me, hai molti capelli, complimenti. Perché questo grazie. È il fatto del video, insomma è così. Però ecco, diciamo che Megaston sta avendo un successo incredibile. Io devo dire che la mia personale storia con Megaston è stata questa. Noi, Radio Franchising esiste da oltre 3 anni. Poi noi, diciamo circa un anno fa, abbiamo ripreso proprio a fare le cose alla grande. E loro hanno cercato noi, quindi ci hanno chiamato, ci hanno cercato, e perché loro fanno pubblicità. Vedi qual è la cosa bella che io dico sempre, no? Radio Franchising è un portale di franchising, con la radio fa le interviste, no Giovanni? E io dico sempre che la pubblicità è fondamentale, addirittura noi portali dovremmo fare pubblicità l'uno all'altra, perché poi alla fine in questo grande spazio la gente viene per trovare un franchising, e se Megaston sta su Radio Franchising piuttosto che su Millionaire, su Franchising City e compagnia bella, va bene. E l'unico che l'ha capito in Italia è il nostro Oscar Dal Vit, quindi l'unico è Megaston, il quale non ha fatto torto a nessuno, fa pubblicità ovunque. Fantastico, e credo che questa cosa qua vi faccia onore, Giovanni. Sai perché? Perché chi chiede pubblicità deve fare pubblicità, se no diventerebbe un'ipocrisia, no? Certo, ma sai cosa? Io sto notando in questi giorni, noi stiamo preparando un evento che si terrà questo giovedì, proprio il 2 marzo, si terrà nei saloni Ascom di Torino. Ho intervistato personalmente, insieme a mia moglie, quasi 450 piccole e medie imprese, dal bar al macellaio, qualsiasi attività commerciale. Ho visto personalmente attività che credono poco nella pubblicità. Loro spendono, vedo gente, attività che spendono dei soldi perché magari vogliono dare il bianco, rifare il locale, però non fanno nulla per portare la gente all'interno della loro attività. No. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che hai il bel negozio, ma non ti entra nessuno, non porti nessuno dentro. Ed è una cosa che per noi è veramente deleteria, una cosa che non ha ragione di esistere. Se vuoi lavorare devi
essere presente, devi comunicare con i tuoi clienti. Questo è. Ma poi l'altra cosa che io noto, sai qual è? Allora, noi abbiamo i nostri gestori telefonici, adesso vedi stiamo un po' esulando dal discorso, però mi piace parlare con te di questo, perché voi in realtà poi andate a chiedere pubblicità, un po' quello che facciamo noi in un modo diverso, però poi alla fine questo è. Io vedo delle aziende, per esempio, ripeto, abbiamo i nostri gestori, abbiamo tutto quanto, io a volte mi trovo a discutere e dico fate una marea di pubblicità per portare i clienti dentro e poi li perdete e chiaramente voi però fate un gioco sporco che è quello che poi li date agli altri gestori, ve li giocate e ve li giostrate. I negozianti, i famosi negozianti, quelli che stanno su strada, questo non se lo possono permettere. Una volta che ti entra un cliente, io... ho fatto sempre nei miei piani marketing e dicevo una volta che vi entra il cliente dentro al negozio il 50% è un vostro cliente e ha comprato, l'altro 50% sta al vostro sorriso, alla vostra simpatia, al saluto, certo. a quell'empatia che voi dovete creare col vostro cliente. Se non riuscite evidentemente avete sbagliato mestiere. Nel momento che voi fate questo dovete tenerlo il cliente, magari se fate un euro di sconto tra virgolette, ma non è necessario se siete bravi, o fate qualcosa in più lo tenete, mentre invece per perderlo ci metterete proprio un nulla. Un attimo. Basta che un non attimo. Lo salutate, già l'avete perso. Perfetto. Non significa avere 10 clienti dentro al negozio e non salutarle, l'undicesimo che entra. Anzi, buongiorno, sono subito da lei, arrivo immediatamente. Non certo, lo fa nessuno, certo. Giovanni. Perché questo certo. succede? Succede perché c'è poca attenzione a quello che è il core business di quello che è la loro attività, perché... ripeto, non è la merce che hai, non è il bel negozio, ma è il cliente che ti viene a trovare, il cliente fidelizzato, il perché deve tornare da te. E noi aiutiamo attraverso con le nostre app, aiutiamo proprio questo, a far sì che il cliente ritorni da te e lo chiami tu direttamente per tornare da te, comunicandoglielo con notifiche push attraverso la tua app, che è quello che secondo me è il valore aggiunto di questo momento. No, quello... è fondamentale. Oggi chi non ha un'app, un'attività commerciale, è costretto. Quindi io veramente in questo momento mi voglio rivolgere a tutte le persone che hanno un'attività commerciale, non solo quelli che sono gli affiliati per forza di un franchising, anche se non siete un franchising, perché Giovanni, i vostri clienti tipo non sono sicuramente dei francesi, ma sono delle attività commerciali, delle aziende, esatto, che stanno dappertutto. Quindi io vi prego, fate pubblicità, porca miseria. Una volta si poteva fare pubblicità nelle radio e in FM, oggi ci sono le radio sul web e quindi c'è più possibilità con meno costi, ma le app, cioè è come la base, come posso dire, oggi è la base, è come avere un sito internet, se non avete un sito internet e di conseguenza un'applicazione state sbagliando qualcosa, cioè non potete fare questo lavoro, lasciate perdere. Dice ma io faccio il macellaio, c'entra, ma c'entra. Dice ma io faccio il pizzicarolo, c'entra, perché tu oggi sei un professionista di quel settore e devi per forza esistere sul web, perché la maggior parte di noi va sul cellulare, va sul web, è un continuo, no? Guarda, io te lo dico proprio, ho due figli, uno di 16, uno di 18, devo sgridarli per le volte che sono sempre sul telefonino, quindi adesso se vuoi comunicare, essere presente in maniera istantanea e diretta, devi riuscire a comunicare col tuo cliente in diretta sul tuo telefonino. Ma noi non è quello che ti volevo dire, che volevo che passasse come messaggio, non è il creare l'app quello che per noi è così importante. L'app sì è un sistema, ma è tutto quello che noi offriamo. Noi ti diamo la possibilità di andare ad aumentare il tuo fatturato andando a crearti degli scambi commerciali attraverso App Metropolis, un circuito che abbiamo creato noi. Quindi diventa tornare a quando ero bimbo io, che i commercianti facevano scambi commerciali perché guarda vai da lui perché ti trovi bene, lo fai attraverso l'applicativo, che è un sistema che è fantastico. No, voi avete fatto qualcosa di eccezionale e questo io sono contento che ci sono tanti affiliati e soprattutto che questi affiliati vadano a far capire alla massa, a tutti quei commercianti,
fammelo dire, Giovanni, che ancora sono ignoranti. Non è dirgli fare. No, certo, hai ragione. Cioè, l'ignoranza è che se io non conosco una cosa, c'è qualcuno che me la deve spiegare. Ecco, fate i commercianti, fatevela spiegare e finalmente avete le persone adatte e giuste a farvela spiegare. Quindi, più che oggi trovare altri affiliati, io vorrei trovare per questi affiliati che ci sono tanti, tanti clienti che devono capire quanto è importante l'applicazione. La vostra applicazione Metropolis è qualcosa di fantastico. Io, quando la prima volta me ne ha parlato Oscar, io sono rimasto folgorato. È qualcosa di eccezionale e avete fatto, e state, credo, lavorando tanto e piano piano facendo capire a tutti quanti come funziona, insomma. Certo, sì, guarda, sono in questo momento sono negli studi di una TV locale qui, regionale, su GRP, proprio per questo discorso qui, proprio per dare visibilità, dare la possibilità a chi lavora con noi di farsi vedere a 360 gradi, quindi noi crediamo in questo, io personalmente credo tanto in questo progetto, ci sto investendo tanto del mio tempo e delle mie risorse insieme a mia moglie, proprio perché sono contento, il mio risultato migliore è vedere l'attività che lavorano con noi, che riescono a ottenere i risultati che sperano, ecco. Ma questo è meraviglioso e sono sicuro che questo accade e accadrà sempre a più attività commerciali che poi si affidano a voi. Quindi veramente complimenti, Giovanni, veramente. Ti ringrazio. Io sono felice di averti intervistato, ma così come mi capita a tutti i francesi, a tutti gli affiliati di Migason, siete veramente persone meravigliose. Quindi Oscar lo è, Migason lo è, Sandra, insomma, sono uno staff meraviglioso e di conseguenza voi siete meravigliosi. Quindi complimenti. È una soddisfazione intervistarvi e sono felice proprio di far pubblicità a Migason, perché per me non è pubblicità, è proprio è come se fosse una simbiosi ormai che va avanti da tanto tempo e sono fantastici. Complimenti di nuovo, Giovanni. Guarda, ti ringrazio, ti volevo solo dire questo. Io ho 51 anni, per la prima volta ho fatto un sacco di lavori, faccio un qualcosa che so che può essere utile a me e alle persone con cui lavoro, quindi ci credo davvero e spero che tutti credano a questa cosa così come ci credo io. Si sente che lo stai dicendo con il cuore, veramente bello, bello, bellissimo. Sì. Questo è quello che deve fare Radio Franchising, far sentire la vostra voce. Noi siamo nati per questo e viviamo e sopravviviamo solo e grazie a voi e a queste parole. Quindi complimenti veramente, Giovanni. Grazie. Grazie ancora. Grazie di essere stato qui con noi, Giovanni Ciliberti, l'affiliato di Migason.